Due fiorentini a Ravenna, il giorno 5 settembre in cui Ravenna riaprirà la tomba di Dante restaurata e si aprirà il settimo centenario dantesco, insomma tutte le celebrazioni. Siamo partiti sabato mattina presto da Firenze e appunto siamo arrivati oggi dopo 8 giorni di cammino a Ravenna. L'abbiamo fatto per, diciamo, anticipando quello che sarà l'anno dantesco e per l'appunto siamo capitati proprio oggi che ci sarà la festa di inaugurazione della riapertura appunto della tomba qua dietro. L'abbiamo fatto, abbiamo cercato, diciamo, di farlo in maniera un po' particolare, ovvero abbiamo abbinato i canti di Dante, quindi con spunto quelli più celebri, diciamo, della Divina Commedia, 5 canti dell'inferno, 5 canti purgatorio, 5 canti paradiso, pari ai giorni, diciamo, che durerà il nostro cammino, e le abbiamo abbinate con arie liriche, perché Sevilay è una, diciamo, cantante lirica, e quindi abbiamo cercato con foto, immagini, appunto frasi di Dante e canto e lirica di raccontare questo nostro cammino ripercorrendo un po' le orme di Dante. Che percorso avete seguito, appunto? Abbiamo seguito il percorso disegnato dall'Associazione Cammino di Dante, che ben dettagliato, seguendo appunto le mappe GPS, ci ha fatto ripercorrere quelli che storicamente sono stati appunto, insomma, i percorsi, i paesaggi e i villaggi dove Dante è passato nel suo esilio e dove si narra appunto abbia preso ispirazione per la Divina Commedia. È stata un'esperienza emozionante, non so come la ricorderete, ecco, È cosa vi sicuramente bello, lascia? noi siamo, diciamo, abbastanza esperti, tra virgolette, di cammini, insomma, ne abbiamo fatti diversi e quindi non volevamo farci mancare anche questo, che rispetto agli altri magari appunto ha un aspetto culturale che ci contraddistingue, insomma, come italiani, la Divina Commedia e, insomma, il poeta che più ci rappresenta, no? Dal punto di vista di letteratura italiana. E quindi abbiamo voluto percorrere questo percorso che oltretutto attraversa parti, zone geografiche, parti d'Italia veramente molto belle, interessanti dal punto di vista paesaggistico e naturalista. Siamo amanti della natura, quindi questo ci ha, insomma, fatto molto piacere, è stato molto molto bello.